prendere il sole italiano e farlo finire nei bicchieri, nei palati dei consumatori del mondo. Il sole dell'Italia, come si fa a imbottigliare il sole? Col sistema più vecchio della storia, con le vigne. Le viti assorbono l'acqua, i sali del nostro territorio e con l'uva diventa vino e il vino poi trasmette il sole del Mediterraneo in tutto il mondo come messaggio di piacere e di cultura e anche economico. Beh, immagino, il vino è sicuramente una risorsa per i territori, tant'è che tu sei molto attivo proprio per promuovere il territorio, insomma, il territorio in cui nasce il Timorasso, che adesso tra l'altro ha preso il nome proprio del territorio, dico bene, delle terre d'Artona. Sì, i grandi vini si fanno con l'uva che sarebbe la mamma del vino. Il papà del vino è il territorio, perché ogni territorio cambia il tipo, le caratteristiche dell'uva e quindi ogni vino ha poi delle caratteristiche diverse. Ecco, di solito i figli prendono il nome del papà, il cognome del papà, e in questo caso il figlio vino si chiama D'Artona, come il figlio di Barolo si chiama Barolo, il figlio di Chablis si chiama Chablis. Bene, questa è una... tu la fai facile, Walter, ma diciamo che non è sempre stato così, anzi c'è stato un periodo in cui non era proprio più conveniente coltivare il Timorasso, le vigne stavano... venivano convertite in altro o addirittura abbandonate, e tu invece ci hai creduto, hai tenuto duro, sei stato sul territorio e hai lavorato tanto per raggiungere i risultati a cui sei arrivato oggi. Ma io ho guardato due cose: in prima cosa il mio piacere e poi la storia. A me il vino piace, piaceva quando avevo 20 anni e mi è sempre piaciuto, e quindi ho cercato di ottenere un vino che soddisfacesse il mio palato, e per arrivare a questo ho approfittato della fortuna che avevo, perché io sono la quarta generazione della famiglia Massa che coltiva le vigne a Monleale, e ho usato le uve tipiche del territorio, quindi tra le uve bianche il Timorasso e anche il Moscato, perché abbiamo anche un vino bianco dolce, frizzante, aromatico ottenuto da uve Moscato. E poi abbiamo tre uve nere, che sono la famosa Barbera e le territoriali Croatina e Freisa, con cui otteniamo vini rossi che esportiamo in tutto il mondo, anche i vini bianchi. Va bene, ai rossi ci arriviamo subito, parlami ancora un po' del vino bianco. Timorasso è comunque una pianta che ha bisogno di tanto lavoro in vigna, e addirittura qualcuno dice che abbia trovato giovamento dal cambiamento climatico che c'è stato, perché questo clima in cui piove un po' meno è un vantaggio per il Timorasso. Ma il vantaggio per il Timorasso è che sta piacendo sul mercato mondiale, al punto che si sta investendo decisamente in questo territorio, non solo con le aziende radicate in questa area del Piemonte, ma altre aziende conosciute e riconosciute nel mondo, leader di Barolo, leader di Barbaresco, leader di Gavi, stanno credendo in quest'uva per ottenere appunto il D'Artona. Ma il maggior giovamento è il fatto che, essendo riconosciuto economicamente, possiamo spendere molti soldi per gestire la vigna con dei costi importanti di uva che però vengono ricompensati dalla qualità del vino, che il consumatore è disposto ad accettare, fare un maggiore sacrificio che non per comprare altri bianchi italiani o francesi, peraltro buonissimi ma con caratteristiche un po' diverse, dove il Timorasso sicuramente ha segnato in questi ultimi 20 anni una piccola grande storia. Quali sono le caratteristiche diverse? Beh, la caratteristica più importante del vino bianco D'Artona ottenuto col Timorasso è che con l'invecchiamento questo vino bianco ha un giovamento pazzesco, al punto che ormai tanti ristoranti nel mondo si vantano di avere vini di almeno anche di 3 lustri, di 15 anni. E proprio perché la profondità di affinamento e di maturazione
dà una complessità particolare che viene apprezzata dai gourmet di tutto il mondo. Per arrivare a questo abbiamo imposto un anno di affinamento in cantina, perché il vino fatto con il Timorasso non può uscire giovane, deve uscire l'anno successivo. In sintesi, l'estate 2021 lo stiamo affrontando con il prodotto 2019 e indietro. Il 2020 verrà imbottigliato da settembre in poi e per essere evoluto giusto per l'estate 2022. Dove riposa in questo minimo un anno che deve stare in cantina prima di essere imbottigliato? In queste vasche qua di acciaio inossidabile, che sono vasche abbastanza particolari, perché il vino rimane un anno in questo tank, dove il contatto con le sue fecce nobili, che sono sostanze a base di sali azotati, di aminoacidi, si complessa esattamente come si complessa lo champagne con la presa di spuma e la permanenza sui lieviti. Nel caso dello champagne si fa il remouage, noi invece facciamo un batonnage periodico delle fecce nobili, proprio per favorire la lisi dei lieviti e dare una maggior complessità al vino. Il Timorasso ha delle caratteristiche organolettiche anche tipiche da un vino nero, e qualcuno addirittura lo chiama il Timorosso per questo motivo. Allora, diciamo che i vini ottenuti da Timorasso sono tutti vini molto strutturati, hanno un estratto più elevato, più simile a un vino rosso che non a un vino bianco. Il modo di vinificazione, il modo di affinamento, lo spessore della buccia dell'uva, la ricerca degli aromi terziari, quelli dei grandi vini rossi, è ovviamente tira verso un vino rosso. Infatti si scrive Timorasso e si legge Timorosso. Ma la cosa importante è che il vino bianco d'Ortona riesce a reggere tutto il pasto, è ottimo soprattutto per le carni bianche. Si differenzia dal Cortese al punto che possiamo anche impostare un gran bel gioco di squadra, perché con il Gavi si affrontano certe portate di un piatto internazionale e con il D'Ortona si possono affrontare altre portate. Quindi questi due territori limitrofi stanno collaborando, come stiamo facendo, stanno diventando veramente il riferimento del grande vino bianco nel nord-ovest d'Italia, o meglio ancora nel Piemonte. Passiamo ai rossi, la Barbera è un'uva che cresce ovunque, cresce bene ad Asti, Barbera d'Asti, cresce bene ad Alba, Barbera d'Alba. Col Monleale riusciremo a essere competitivi, a offrire un'altra grande Barbera del Piemonte? Sì, la Barbera è grande quando non si chiama Barbera. L'hanno capito anche gli astigiani, che per fortuna l'area, l'epicentro della Barbera, lo chiamano Nizza. Noi sono ormai 20 anni che stiamo puntando sulla caratterizzazione del Monleale, proprio perché se a Barolo il Nebbiolo si chiama Barolo, se a Lugana la Turbiana si chiama Lugana, se a Chablis lo Chardonnay si chiama Chablis, a Monleale la Barbera si chiama Monleale. E è proprio un sistema per vendere del vino buono a un prezzo equo e solidale, senza andare nel marasma del modo di comunicazione dei negozianti del vino. Le persone di cultura hanno sempre comunicato il vino con il nome del territorio. Parliamo di Cavour, che ha comunicato Barolo, di Domiziano Cavazza, che ha comunicato Barbaresco, di Ricasoli, che ha comunicato Chianti, della scuola francese, che ha sempre venduto i paesi e non le uve. Invece i commercianti più o meno da strapazzo, o gli uomini di poca cultura enologica, a cominciare dalla California, comunicano il vitigno. Ma lì io li capisco, poverini. Devono dire che sono bravi come noi, che hanno le uve che abbiamo noi. Noi invece dobbiamo dire che abbiamo un territorio unico al mondo.
al punto che nella categoria, nella classifica dei grandi politici del vino, io ci metto anche Luca Zaia, attuale governatore del Veneto, che 10 anni fa ha fatto una manovra che una persona normale non avrebbe potuto fare. Cioè riuscire a cambiare un nome a un'uva che si chiamava Prosecco, chiamandola Glera, e utilizzando il Prosecco, associandolo a un piccolo villaggio in comune e quindi provincia di Trieste, che si chiama appunto Prosecco, e dicendo: cari signori del mondo, il Prosecco è qui, mentre voi dovete piantare Glera e non Prosecco, e quindi vendete la Glera se siete capaci. E noi veneti puntiamo a fare sempre almeno 500 milioni di bottiglie di Prosecco. Poi, se i veneti imparassero a usare dei vetri un po' più leggeri, è inutile buttare via dei soldi in vetracci pesanti, e magari usare un po' più l'uva ricca, abbassare un po' le rese, il vino sarebbe ancora più buono. Però ci sono dei prosecchi fantastici fatti da, soprattutto da piccole grandi aziende, e non da grosse aziende che badano solo a un certo tipo di business. Questo qua, se volete tagliarlo, tagliatelo pure, però se volete mettercelo dentro, mettetelo. No, a proposito, mi dai, lascio subito poi il microfono Davide, però mi dai lo spunto per chiederti un'altra caratteristica del vino che comunque ad Alba hanno curato, ed è la bottiglia. Ad Alba esiste l'Albeisa, dico bene, una bottiglia specifica anche, sì. Non solo il vino del territorio, anche la bottiglia del territorio. Ma guarda, prima di curare la bottiglia io curerei il tappo. Io sono uno dei più esposti produttori italiani col tappo vite. Per carità, Franzas, Silvio Yerman sono arrivati prima di me e tanto di cappello, ma anch'io la mia parte da ormai 10 anni la sto facendo. Ecco, il problema delle bottiglie è che ci va sia il vetro per il tappo vite, sia il vetro per il tappo classico, perché non tutti i vini sopportano il tappo vite. Quindi sono investimenti pazzeschi. Il territorio in questo momento non è ancora maturo neanche a parlare di comunicazione comune, figuriamoci se andiamo a parlare di una bottiglia comune. C'è sempre troppo campanilismo. Io comunque sul disciplinare del Gertona, a parte i diritti acquisiti, abbiamo imposto una bottiglia leggera, perché è inutile taggarsi sedicenti biologici e poi usare dei vetracci da 800-900 grammi che praticamente aumentano il consumo di CO2 in maniera bestiale. Ecco, almeno sulle cose superflue cerchiamo di usare il buon senso.